Ciao e benvenuti in un nuovo video Fova Channel. Oggi torneremo a parlarvi di un prodotto targato DJI, l'Osmo Mobile 2. Eccolo qui, si tratta dell'evoluzione del modello di gimbal messo sul mercato dalla casa cinese nel 2016. I cambiamenti proposti per questo stabilizzatore, che trasforma lo smartphone in una videocamera, fanno davvero la differenza. Riassumendoli, si può dire che l'Osmo Mobile 2 eredita la semplicità di utilizzo del predecessore e apporta miglioramenti utili ai professionisti e agli amatori. Il prodotto si conferma infatti leggero, con i suoi 485 grammi di peso, ma estremamente solido. L'aggancio dello smartphone trasmette sicurezza, sia quando ci si trova a tenerlo in posizione orizzontale, sia quando in verticale. Le immagini risultano essere fluide e mai scattose. Non è un semplice dettaglio perché spesso ci troviamo a riprendere in situazioni in cui la scena cambia rapidamente, e avere uno stabilizzatore affidabile può valorizzare al massimo le sue funzioni. Funzioni che rendono lo smartphone un'autentica videocamera, con finalità professionali grazie anche all'app dedicata DJI Go. Questa ci permette di condividere immediatamente le riprese e si sposa alla perfezione con i principali social network. La condivisione è infatti istantanea ed è possibile ad esempio andare in diretta su Facebook con un video fluido anche quando siamo in movimento, sia che si stia camminando o addirittura correndo. A proposito di quanto detto prima, un'altra modalità interessante è quella ritratto, che opera in verticale e che sarà particolarmente apprezzata dagli amanti di Instagram e delle sue dirette. Chi ama il genere troverà pane per i suoi denti anche nella funzione Active Track, fondamentale quando si tiene lo smartphone rivolto verso di sé e ci si muove, perché aggancia soggetti in movimento e li segue. Passiamo adesso alle funzioni per i professionisti del video. Ce n'è davvero per tutti i gusti utilizzando l'app dedicata. Lo zoom è regolabile direttamente dall'impugnatura e permette di creare l'effetto dolly zoom. Tramite l'app sarà invece estremamente facile gestire riprese video in timelapse, motion lapse, hyperlapse e perfino slow motion. Se ci si trova davanti a uno scenario imperdibile, la funzione panorama consente di unire diversi si scatti in un'unica immagine più ampia. Le funzioni facilitate utilizzando l'app dedicata sono già tante, ma se volete ottenere il meglio dal vostro Osmo Mobile 2, vi consigliamo di utilizzare un'app di terze parti come Filmic Pro, portando così i vostri video a un livello superiore. Filmic Pro è un'app che permette di girare video in manuale andando ad agire su impostazioni davvero avanzate. È completamente compatibile con Osmo, tant'è che una volta collegato il telefono via Bluetooth, basterà linkarlo e via, un nuovo mondo è aperto. Sarà quindi possibile utilizzare il joystick centrale per variare il pan e il tilt in maniera più fluida, dando così un taglio cinematico ai vostri filmati. Variare la messa a fuoco, lavorando così sulla profondità di campo. Agire su tempi e diaframmi. E infine scegliere il punto di messa a fuoco. Non male, no? L'ultima novità interessante riguarda la batteria, che passa ora a 2600 mAh contro i 980 del modello precedente, garantendo così fino a 15 ore di autonomia. Ora è possibile ricaricare il proprio smartphone grazie all'ingresso USB. Se non siete ancora convinti, passiamo all'informazione più attesa. Osmo Mobile 2 ha un prezzo suggerito al pubblico di soli 149 euro. Vi posso garantire che trovare un prezzo migliore per uno stabilizzatore così facile da usare, leggero e adatto sia ai professionisti che agli amatori non è cosa facile. Vi invito ora a visitare il sito Fova per trovare il rivenditore più vicino a voi. Prima di lasciarci, una domanda. Vi siete mai trovati in una situazione in cui avreste voluto avere un Osmo Mobile? Se sì, quale? Scrivetecelo nei commenti. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo qui ogni lunedì e venerdì alle 19 con un nuovo video.